Ciao ragazzi, oggi nuovo video e questo sarà il video che alcuni di voi mi hanno richiesto sulla mia skincare routine. L'avevo già fatto un po' di tempo fa, ve lo lascio qui linkato, non mi ricordo neanche che prodotti vi ho fatto vedere in quel video, ma risale a qualche tempo fa. E questa volta invece di farvi vedere i prodotti all'opera ve ne parlo perché ho provato a farlo come quello lì che vi ho linkato prima, ma puntualmente poi mi scordavo di registrare un pezzo, non mi inquadravo, ho fatto vabbè, io ne parlo, vi facciamo prima. E altra cosa, ho tagliato i capelli, non so se si nota, perché erano rovinatissimi, cioè mi piangeva il cuore mentre li stavo tagliando, ma dovevo tagliarli per forza. E come noterete, li ho fatti più corti da qui. Praticamente questi non li ho tagliati perché questa è la parte, che è l'unica parte sana della mia testa, perché questa è la parte che ho rasato l'anno scorso, e quindi questa è la ricrescita che ho avuto in un anno. Fate conto, io l'avevo rasati a pelle. Come vedete qui li ho rilasati, ma solamente questo pezzettino perché mi piace l'idea, così stanno bene dietro l'orecchia da sola, da soli. Quindi questi non li ho praticamente toccati, e di qua invece li ho spuntati, mi arrivano, diciamo qui, insomma, erano abbastanza lunghetti. E la frangetta non l'ho tagliata perché l'avevo già tagliata l'altra volta quando ho fatto la tinta è ancora la stessa. Molti di voi mi chiedono che numero è, non ce lo ricordiamo né io né mia madre. E quindi comunque uno di Vella, un prugna. So dirvi questo. Poi vi dico anche quello che ho sulle labbra perché mettete caso a qualcuno interessa. Ho una matita labbra di labbra intensa con estratto di malva di Bottega, questa comunque. E sopra ho messo lo Stay With Me, non so neanche se lo fanno ancora, questo qui che è il 05 Like Cotton Candy di Essence. Quindi se a qualcuno di voi interessasse, ho queste cose sulle labbra. Ok, iniziamo. Allora, mi sono messo tutti i prodottini qui davanti così ne parliamo un attimino. Allora, per lavare il viso, già l'avrete capito da qualche altro video che vi ho fatto vedere, uso questo qui della Anatomicals, che io adoro questa marca, a parte che fa dei prodotti molto simpatici e poi mi piacciono tantissimo perché io ho anche un altro prodotto che vi farò vedere dopo. Questo è il The Otti Totti Never Spotty, che è un detergente viso per la pelle impura. E questo ne ho già parlato nel video dei preferiti del mese di ottobre, quindi se ne volete sentire parlare anche lì, ve lo lascio linkato qua al video. E io questo lo uso con il Clarison, che anche questo avete visto il video, ve lo lascio linkato di qua, vi rimando ai vari video. E comunque insieme mi piacciono tantissimo. Questo, come ho detto nei video dei preferiti, è una consistenza similcerosa, ecco, non è né liquido né denso. E quando poi lo mettete sul viso non fa schiuma, diventa tipo un olietto, ma si rimuove facilmente e a me sta lasciando la pelle veramente, mi rende la pelle splendida, secondo me, non so, io mi ci trovo molto bene. E non so se questi prodotti siano verdi, non lo so. E l'ho pagato, sono 100 ml e l'ho pagato 5 euro. Io vi consiglio di provarlo se avete una pelle mista grassa, soprattutto grassa, provatelo e fatemi sapere perché io mi ci trovo molto bene. Appunto lo uso con il Clarisonic, questo è il Mia 2, che è quello diciamo piccolino da viaggio, è solo con la testina per il viso. Io quello per il corpo non mi serviva, quindi non l'ho neanche preso in considerazione di comprarlo, perché costava veramente troppo. E niente, io lo adoro questo prodotto, mi sta aiutando tantissimo, non ho più punti neri sul viso, soprattutto qui lo vedo, ve l'ho detto anche nel video dove vi parlo solo del Clarisonic. Quindi se poi volete sentire una review un po' più dettagliata, spero di averla fatta almeno in quel video, vi rimando lì e ne sentite parlare meglio. Comunque a me piace tantissimo. La sera... La mattina e la sera uso sempre Clarisonic e questo detergente. La sera applico questo tonico, che è un tonico purificante della Morcares. Questo mi era stato inviato gratuitamente dall'azienda parecchio tempo fa, solo che non lo stavo più utilizzando perché avevo altri tonici. E soprattutto perché questo è un tonico che va sciacquato, perché quando lo passate con un dischetto inumidito, o sulla pelle inumidita, dipende, vi fa un po' di schiumetta. Io ora lo sto usando, fate conto, sta qui. Voi non lo vedrete, però sta qui. Ne basta poco. Lo metto, dopo essermi lavato il viso con il Clarisonic, lo metto su un dischetto, lo massaggio, fa una leggera schiumetta e lo vado a sciacquare. A me piace tantissimo, mi sta piacendo tantissimo perché lo trovo molto. Mi va a pulire ancora meglio la pelle. Io lo uso la sera perché dopo che mi strucco, quindi preferisco usarlo per questa. La sera e la mattina ne uso un altro che è un po' più lenitivo, perché questo secondo me è un po' più aggressivo. Ma è come se andasse a purificare a. Come si chiama? Non mi viene il termine, comunque a purificare la pelle e a pulirla ancora meglio, quindi io mi ci sto trovando molto molto bene. Se avete la pelle grassa vi lascio il link di questo sito sotto nell'info box, e se volete dare un'occhiata mi pare che costasse su le 15-18 euro, non ricordo, comunque vi lascio il link al prodotto direttamente qui sotto. Poi invece il giorno, quindi dopo aver usato detergente Clarisonic, vado a mettere il tonico, adesso lo vedete qui in questa confezione perché lo sto finendo. Qui dentro c'è l'acqua, quella alle rose della Roberts, quella che si trova in tutti i supermercati, quelle vecchie di 100 anni, che appunto sanno tutte, le nonne, eccetera. Io non credo sia,
propriamente un tonico verde, però io non uso prodotti, cioè non ci faccio molta attenzione, quindi ecco, se siete delle persone che usano solamente prodotti bio, verdi, eccetera, questo non è un video che fa per voi. Io però non sono una fan, insomma, non seguo molto questa linea, però insomma ognuno fa quello che vuole. E io ci sto trovando bene, fate conto che la bottigliona dell'acqua di rosa è bella grande. Io piano piano la trovo usavo qua dentro perché questa ha lo spruzzino, insomma, si spruzza, ecco. E a me piace tanto, io la passo la mattina dopo essermi lavata il viso, su tutto il viso appunto, e poi vado ad applicare la crema. Mi piace perché è abbastanza rinfrescante. Qui non uso il tonico perché mi va a tonicizzare, si dice? A tonificare forse, a tonificare la pelle, Dio l'italiano Giorgia, a tonificare la pelle, ma perché mi lascia questa sensazione di pulito e di freschezza. Ecco, a me questa qui piace, quindi penso proprio, ah no, ce n'ho un altro da usare dopo di questa che sta ancora lì da un po' di tempo, e poi quando finirà quell'altro vado a ricomprare questa perché non mi dà nessun problema, anzi. Dopo vado ad applicare la crema, questa l'avete vista proprio in un video dove ho fatto vedere la mia base quotidiana, ve lo lascio linkata qui, tanto mi scorderò di inserire tutti i link, quindi sicuramente. Questa mi è stata inviata dal sito Xea Beauty, in quel video ve ne parlo bene. È una crema normalizzante super idratante, a me piace molto e questa la uso solamente il giorno perché va a seccarsi molto velocemente, quindi si idrata ma non troppo. E visto che io poi la mattina solitamente dopo essermi messa la crema mi trucco, preferisco mettere una crema che mi vada sia a idratare ma non a rendere la pelle pesante. Quindi la sera ne metto un pelino più idratante per sentirmi la pelle più morbida. Questa non mi sta dando problemi, vedete, io ultimamente in viso non ho bolle eccessive come il mio solito, qualche segno, quelli che vedete sono soprattutto segni. Però insomma, me non so se è effetto di questo perché sto crescendo e piano piano quest'acne mi vuole abbandonare, forse siamo stati insieme per tanti anni, ma poi se ne dovrà andare. A me sta piacendo molto, mi piace veramente tanto e questa costa sulle 13 euro, mi pare si trova sia in farmacia che sul sito della Xea Beauty, che vi lascio sempre qui sotto nel caso vi interessasse. La sera invece, come crema da sera, sto usando questa qui che ho trovato nella My Beauty Box. Questa è della NYX ed è la Nirvanesque Light, che è praticamente una. Aspettate, che me lo ricordavo come si chiamava. È un'emulsione levigante per prime rughe, distende, rilassa, opacizza per pelli miste. È un campioncino da 15 ml, ma ne metto veramente una goccina perché è molto più corposa di quella della Xea Beauty, mi rende la pelle morbidissima e nonostante tutto però si asciuga anche abbastanza in fretta, quindi non vado a dormire con la pelle un po' unticcia, un po' grassa. Quindi se volete provarla, mi sa che il costo è un po' elevato perché mi pare che l'altra che avevo messo nell'ultima Beauty Box, la versione grande costava 52 euro, che sinceramente io non comprerei. Cioè, se, tra le due, se devo, quando andrò a ricomprare una crema, vi comprerò questa. Perché ha un prezzo molto più ridotto. Perché 13 euro per 50 ml di prodotto va più che bene. Però 52 euro per una crema che uso la sera, ecco, no. Però devo dire che questo campioncino mi sta piacendo tantissimo. E dopo che finirò questo, inizierò a usare l'ultimo che ho trovato nell'altra My Beauty Box. Quindi per adesso questa piace molto. Sinceramente, non so dirvi se levica le prime rughe, perché io non ho rughe, ho 22 anni. Quindi le rughe ancora non ce l'ho. Ancora combatto con l'acne, quindi figuratevi. La sera, se ho delle imperfezioni un po' più pesantelle, vado a mettere anche questo qua, che è il Zap 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 Gets That Sharp, che non so se ho detto bene. Questo è un altro prodotto dell'Anatomicals, formato da due prodottini, diciamo. Da una parte troviamo la parte da giorno, mi hanno le parole oggi, e dall'altra quella da notte. Praticamente è una cremettina che va messa direttamente sul brufoletto. Quella da notte, come vedete, è bianca e quindi un po' più consistente, mentre quella dal giorno è trasparente, tipo un gel, e infatti si asciuga molto in fretta. Il tempo che voi la mettete sui vari brufoletti, aspettate neanche un minuto e già si asciuga, e quindi potete passare a mettere il fondotinta. Non vi fa venire, che ne so, magari le pellicine, quindi. Cioè, mentre vi state truccando non si vede che avete messo questo sotto. Non è che fa miracoli, nel senso, se avete un brufoletto, comunque il brufolo deve fare le sue varie tappe. Questo però devo dire che un pochino aiuta. È come se andasse proprio, si sente che è un po' sbruciacchiella sulla pelle. Sbruciacchiella. Quindi a me piaceva soprattutto la parte, se devo essere sincera, la parte da giorno perché la trovo più efficace. Quella da notte la trovo un po' più blanda, però ecco, questo l'ho pagato neanche 5 euro, anche di meno. Quindi se volete provarlo, secondo me è un prodotto che si può provare, ecco, non è proprio malaccio. Una volta a settimana faccio la pulizia del viso un po' più approfondita. Se vi ricordate, forse nell'altro video usavo il guanto, quello là, il Magic Peeling, quello esfoliante. Ma da quando sto usando il Clarisonic non credo di averne bisogno, cioè non ne sento il bisogno. Al massimo, adesso che arriva il freddo, lo userò un po' sul naso perché mi si spella un po' il naso. Quindi giusto lì, ma il resto del viso lo vedo veramente pulito. E
quindi non avendo punti neri ultimamente, cioè in parte sul naso, ma sul naso ce l'ho sempre avuto e sempre ce l'avrò, però qui sulle guance non ho più punti neri, forse è il Clarisonic, forse ripeto la mia pelle che sta cambiando. Quindi una volta a settimana passo questo qui che è il PMD, anche di questo vi ho fatto il video recensione più prova, ve lo lascio linkato qua. E questo praticamente è un... è il personal microderma, cioè va a fare una microdermabrasione sul viso. Praticamente questa cosina qui risucchia la pelle e vi toglie tutte le cellule morte. Mi piace tantissimo, ve l'ho già detto nel video, costa tanto, mi pare sulle 100 euro, mi pare, non mi ricordo, comunque nel video lo dico, sono sicura. Però è veramente fantastico, cioè vi lascia una pelle levigata e splendida, sembra proprio più lucente, perché vi va a togliere lo strato di cellule morte e quindi vi lascia sotto la pelle che è quella più bella e più splendente. Quindi so che costa tanto come il Clarisonic, però se avete dei soldini da investire e siete interessate, questo è un ottimo prodotto da usare a casa, non ha dato problemi, non mi irrita. Solamente il giorno dopo dovete mettere una crema con un po' di protezione solare, perché appunto andando a fare un'esfoliazione un po' più invadente di quella che magari fate con uno scrub, e è consigliabile soprattutto se c'è il sole, quindi d'estate soprattutto, mettere una crema protettiva. Però devo dire ottimo prodotto, e anche questo mi è stato inviato, scusate non l'ho detto, ma nel video review lo dicevo. Poi vado a fare una maschera. Io adesso sto utilizzando la Purifying Mask di Kiko, questa l'ho presa al negozio Kiko, mi pare di averla pagata sulle 5-6 euro e sono 55 ml di prodotto, ed è una maschera purificante, remineralizzante, mattifica la pelle a lungo e riduce le imperfezioni, ideali per pelli da miste oleose. Io di questa non ho mai sentito parlarne nei video, ho sentito parlare benissimo di quella nera. Se l'avete provata fatemi sapere se va bene per la pelle mista e grassa secondo voi, perché io non... mi piace tantissimo il colore nero di quella maschera, è veramente carinissimo. Quindi adesso sto usando questa, e vabbè che non è che ce ne sia ancora tanto, non si vede ma sta tipo qui, insomma non so, più di metà. È praticamente una maschera, non so se si vede qui, è verde, e dentro ha tutti dei microgranuli, non mi chiedete di cosa perché non lo so, che vanno a fare anche un leggero scrub quando poi l'andate a sciacquare. Io la rimuovo con una spugnetta perché io odio togliere le maschere con le mani, cioè ho proprio un problema serio, non ci riesco. Io ho una spugnetta e tengo lì, che uso proprio per togliere le maschere. Devo dire che questa non mi ha fatto né caldo né freddo, cioè secondo me, cioè sulla mia pelle almeno non ho visto questi risultati strabilianti. E mi piaceva più quella che era l'albicocco al mandarino di Bottega Verde, quella mi piaceva tantissimo, solo che poi non l'ho, è scaduta e l'ho buttata, però quella mi piaceva veramente tanto. Questa adesso la uso perché la voglio finire, e io, visto che ce l'ho ancora qui, queste qua, ogni tanto ci metto le goccine di Bottega Verde al Tea Tree Oil, perché sennò tanto non le uso mai praticamente, metto due goccine nella pappetta che faccio e poi la stendo in viso, così il Tea Tree Oil va bene per le pelli grasse perché comunque va a eliminare le imperfezioni. Ecco, insieme non fanno miracoli. Questa l'ho pagata poco, la sto usando, ma ecco, non è tra le mie maschere preferite. Penso che, non so, se avete una maschera buona da consigliarmi per la pelle grassa, per le imperfezioni, scrivetemelo, perché questo è l'unico prodotto che uso che non mi entusiasma, ecco, quindi... Una volta a settimana sempre vado a mettere anche i cerottini questi qua dell'Essence. Questi non sono quelli per il naso, perché non li ho trovati. E ho preso quelli per prendere il fronte e mento, che in ogni... mentre ci sono tre confezioni, adesso qui me ne è rimasta una. In ogni confezione ci sono, mi pare, due cerottini. Sì, due cerottini di quelli triangolari, che in teoria andrebbero messi appunto così e così. Io però che faccio? Ne metto uno di qua e uno di qua. Così ho fatto un cerottino per il naso. Se devo essere sincera, a me piacciono più questi di quelli per il naso proprio, perché secondo me vanno a strappare meglio, cioè si vedono proprio i punti neri. Quindi questi penso che poi quando arrivo a Roma, cioè tra due settimane, me le vado a ricomprare, perché tanto questi mo li finisco, sta settimana li finisco, l'altra settimana li ricompro, così ce li ho. E costano poco, tipo 2 euro e qualcosa, e sono 3, vi durano per 3 settimane, quindi comunque è un prezzo abbastanza accettabile. Anche perché fate conto, quelli della Nivea che non ho mai provato costano sulle 4 euro, mi pare, delle liste al supermercato, quindi vi conviene prendere questi. Quindi se anche non trovate quelli per il naso, ma vedete questi qua per mente e fronte, provateli, perché comunque sul naso funzionano lo stesso, vanno... Vai pulito bene la zona, inumidita, attaccati per 10-15 minuti e poi staccati, e poi risciacquate un pochino la parte. Devo dire che questi mi piacciono tanto e vanno a eliminare effettivamente i punti neri, cioè si vedono proprio ad occhio. Per struccare il viso invece, questo forse già l'avrete visto, però ve lo faccio vedere comunque, uso lo struccante occhi delicato della Nivea. Questo appunto è ideale per occhi sensibili, strucca delicatamente per uno sguardo luminoso con provitamina B5, 8 stavo dicendo. E vabbè, questo è uno struccante liquido, sono da 125 ml, l'ho pagato 3 euro,
al supermercato. E io di solito uso quello della Garnier, ma devo dire che mi trovo bene sia con questo che con quello della Garnier, che ho usato tipo per 4 volte di seguito, comprato 4 volte di seguito. Quindi uno struccante occhi toglie bene tutto il trucco, non toglie, se ho un buon struccante. Io non so perché mi ha presa la fissa a usarne due diversi, però insomma non è indispensabile. Per il viso sto finendo quello della L'Oreal, che è il tripla attiva latte detergente che strucca, deterge, idrata viso e occhi per tutti i tipi di pelle. È un latte detergente, appunto dice il nome. E per gli occhi non lo uso perché secondo me non è molto, molto efficace. Poi preferisco, non so perché mi sto trovando meglio con questi qui così liquidi piuttosto che con quelli cremosi, perché non so, quelli cremosi sempre mi vanno a finire nell'occhio e mi dà fastidio, invece quelli là sono un po' più secchi, ecco, non so spiegarvi, e riesco a gestirli meglio. Preferisco quelli liquidi, però insomma struccano bene anche alcuni di questi cremosi. Per il viso va abbastanza bene, poi comunque io vado a usare il Clarisonic, quindi anche se non ho tolto perfettamente tutto il trucco, alla fine quando vado a letto comunque ho la pelle pulita, perché il Clarisonic fa il suo dovere, visto quello che costa lo fa. Quindi ecco, questo è uno struccante, niente di che. Io forse l'unico struccante che ho provato in vita mia e che mi ha entusiasmato è quello di Liz Earle, che mi era stato inviato penso minimo 1 o 2 anni fa, che era fantastico lo struccante, quello era una cosa eccezionale. Infatti mi sa che quasi quasi ricompro quello. Devo fare un po' di acquisti su internet, ho voglia di fare un po' di acquisti su internet, sì. E vabbè, e niente, quindi questo sì, nulla di che. Potete provarlo come potete non provarlo, ecco, non vi cambierà la vita, se così vogliamo dire. Ah, e ogni tanto pure uso l'acqua termale d'Aven. Questa mai la sera, quando prima di andare a letto ne faccio una spruzzata, perché comunque è idratante, antirritante, rinitiva e addolcente, quindi comunque non fa male. Per le pelli sensibili ho sia questa grande, che starà qui ormai, starà a metà, perché la uso anche per bagnare gli ombretti, e mi piace questa acqua termale, quando la posso comprare, quando la trovo e mi ricordo la compro sempre. E ho pagato questa grande da 300 ml più una mini taglia da viaggio, da 50 mi pare, 9,90 € in farmacia, poi dipende quando ci sono le offerte e quando no. E quindi niente ragazzi, quindi se vi dico un'altra volta quindi, vinco un premio. E questo è il video della mia skincare routine attuale, al prossimo video, ciao ciao!